Una parola scritta in arabo introduce la panchina di oggi. Qua, su questo gioiello, c'è scritto Chiara ed è Chiara che mi sta aspettando in panchina. Lei è volontaria di Medici Senza Frontiere. Chiara, volontaria di Medici Senza Frontiere, appena tornata dal Libano, l'abbiamo subito portata in panchina, non volevamo perdere neanche un istante di tutto quello che ha ancora di fresco da raccontare. Intanto le ripasso subito, ciao Chiara, benvenuta, questo che è insomma un importante ricordo che arriva proprio da là ed è frutto di quella che è stata la tua esperienza degli ultimi 9 mesi. Sì, sono appena tornata dalla mia ultima missione, ero in Libano. Ero in un campo profughi, in realtà è un campo palestinese, famigerato campo di Shatila, famigerato per il massacro dell'82. E è un campo particolare perché sì, è palestinese, esiste da quasi 60 anni ormai, ma recentemente ha visto arrivare i nuovi profughi, cioè siriani, che scappando dalla Siria, per la grande maggioranza, arrivano nei paesi limitrofi, tra cui il Libano. 9 mesi difficile, intensi, insomma, sì, immagino. Difficili da riassumere, diciamo. Mi piaceva portare questo simbolo perché, a parte il fatto che mi è stato regalato dal mio staff a cui ero legata, come sempre è molto bello il rapporto che si crea con il proprio staff, soprattutto con i locali, e poi mi sembrava un bel simbolo di quello che succede a noi operatori, cioè arriviamo in un paese con quel nostro nome, quello che siamo, quello che ci portiamo dentro e poi veniamo in qualche modo trasformati, come il mio nome in un'altra lingua, e questo succede sempre, è successo anche questa volta in questi intensi 9 mesi. Quindi non è la tua prima missione per Medici Senza Frontiere? No, è il mio 12° anno quest'anno con MSF. No, non è la prima e ogni missione è diversa. Questa è stata, ma forse lo potrei dire di tutto, comunque è stata molto molto intensa perché sono venuta a contatto con 2 realtà diverse, entrambe dure, quella palestinese e quella siriana. Quella palestinese è una crisi cronica, volutamente spesso dimenticata, quella siriana più acuta, più mediatizzata in questo momento. Entrambe dure. Com'è la vita del volontario là? Ma in questo progetto particolare la difficoltà era un po' la schizofrenia che caratterizza queste situazioni come il Libano, soprattutto Beirut, dove noi eravamo basati, nel senso che noi abitavamo a Beirut con tutte le comodità, a differenza di altri progetti, non è una missione dura dal punto di vista delle comodità, noi eravamo in un appartamento normale. Poi a un quarto d'ora di macchina arrivavamo a Shatila, dove lavoravamo tutti i giorni, e Shatila è un altro mondo, un mondo dove è 1 km² dove vivono circa 20.000 persone, dove l'elettricità è una cosa incredibile, ci sono fili ovunque. Nel periodo in cui sono stata lì almeno 10 persone sono morte fulminate dall'elettricità, tra cui un figlio di una ragazza del nostro staff. E l'acqua è salata, ti lavi le mani, è salata, proprio salata come quella del mare. Immaginati, noi avevamo una grossa maternità, avevamo circa 300 parti al mese e questi bambini, noi compravamo l'acqua dolce, ma nelle case vengono lavati con l'acqua salata, quindi cioè sembra una banalità, però per noi che diamo per scontato di aver l'acqua e l'elettricità, no, non c'è. E non c'è anche in tante altre realtà in cui noi operiamo. In questo caso quello che appunto è schizofrenico e sciocca è la differenza, invece tornando dove abitavamo noi, la quantità di Porsche, Ferrari o cose... Sì, quindi un grande salto economico e sociale veramente in pochissimo spazio. Sì. Adesso sei tornata, hai già in mente la prossima dimissione? No, volutamente voglio prendermi qualche mese senza...
senza avere piani e poi ci penserò. In genere preferisco un po' di pausa tra una missione e l'altra. Tu sei un medico, sei un'infettivologa, consigli comunque questa esperienza a chi appunto ha la possibilità di partecipare in qualità di medico? Beh, senz'altro, per me, che appunto ormai lo faccio da 12 anni, non tornerei indietro, ecco. Non è sempre facile, anche non è sempre facile avere la motivazione, perché insomma non è tutto rose e fiori. Chiaro. Però senz'altro lo rifarei, lo continuo a rifare in realtà, quindi sì, lo consiglierei. Grazie molte per la tua testimonianza così fresca, Chiara, e grazie a Medici Senza Frontiere per questa opportunità e per il lavoro importantissimo che fa. A voi tutti ricordo che come sempre potrete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it.